Approfondimento sull'oro con te oggi, Carlo Vallotto, e prendo spunto da un'affermazione che tu hai fatto, che poi era un'analisi, una partenza di analisi che vorrei appunto approfondire con te. Tu hai segnalato come oggi il prezzo dell'oro dovrebbe essere a 2100 dollari l'oncia. In realtà, e lo possiamo vedere anche nel grafico, i prezzi dell'oro sono scambiati a 1782, quindi tu dicevi al di sotto di questo prezzo, però il prezzo reale dell'oro dovrebbe essere al di sopra di questa appunto di 1750 dollari l'oncia. Esatto, Vedi, sì. ecco, ma la mia domanda di partenza è questa, poi ovviamente possiamo aprire tutte le parentesi che vuoi. Che cosa si intende per il prezzo reale dell'oro? Perché tu parli proprio di prezzo reale, dici oggi l'oro dovrebbe essere a 2100 dollari l'oncia. Allora, innanzitutto chiaramente il prezzo dell'oro a questi livelli è sottovalutato, adesso al di là dell'analisi che andremo a fare e che ho fatto naturalmente. Chiaramente 1700 dollari in questa situazione, in questo contesto storico è abbastanza insomma deboluccio. Ritorniamo allo status quo che c'era proprio in primavera dello scorso anno, in cui le quotazioni erano grosso modo intorno a questi valori qui. Quindi un prezzo dell'oro che comunque sostanzialmente in 12 mesi ha performato poco, e quindi ecco, diciamo che da questo punto di vista il prezzo dell'oro dovrebbe essere comunque più alto. L'analisi fatta consiste e paragona naturalmente il reale prezzo dell'oro, ovvero quello che effettivamente. Che cosa significa? Effettivamente si è disposti a pagare pur di avere un bene. Quindi è vero che in questo momento il prezzo del metallo nei mercati internazionali è 1780 dollari, 1782 in questo istante, però nella realtà ci sono, diciamo, soprattutto la zecca americana, che è uno dei principali indicatori, diciamo, per quanto riguarda il prezzo, l'effettiva vendita di metallo fisico diciamo, nell'emisfero occidentale, ovvero negli Stati Uniti, indica che le persone sono disposte a comprare protezione, proprio, ovvero a comprare la protezione che il bene rifugio per eccellenza ci dà, loro sono addirittura disposte a pagare un premio superiore a quello che è il prezzo dell'oro nei mercati internazionali, ovvero 300-350 dollari al di sopra del valore effettivo, e quindi naturalmente facendo i conti, diciamo semplicemente della serva, si arriva intorno ai 2100, 2000, oltre, comunque oltre 2000 dollari, oltre 2050, 2080, 2100 dollari all'oncia. Quindi ecco perché diciamo se si è disposti, e c'è una fortissima domanda di metallo fisico, non soltanto diciamo che la mia analisi era circoscritta a quello che vende la zecca degli Stati Uniti, ma i Sì. premi applicati allo Shanghai Exchange, e appunto ritornando al discorso dell'India prima, anche in India naturalmente sono molto superiori rispetto al prezzo reale. Quindi vuol dire che diciamo, la ricerca di protezione, proprio la domanda di metallo fisico, fa crescere questo. Diciamo, il premio che si può pagare e che si vuole pagare e che si accetta di pagare al di sopra di quello che è il Sì. valore effettivo dell'oro. E quindi ecco, un oro che in questo momento nei mercati internazionali e nei mercati finanziari è sottovalutato, sottomesso, però nel mercato reale, nel mercato fisico è quotato e prezzato molto di più. Quindi appunto questo premio fa aumentare, e il prezzo grosso modo reale appunto sarebbe intorno ai 2100 2100, dollari. esatto. Quindi quando tu parli di altre implicazioni sono quelle che tu hai appena elencato, insomma, che bisogna fare distinzione tra quello che succede, per esempio, in un contesto penalizzato dal Covid, e invece quello che è il valore reale, appunto, dell'oro, cioè quello che le persone sono Esattamente, disposte sì. a pagare pur di averlo. Quali sono le tue previsioni nel breve, insomma, sull'oro, Carlo? Beh, le previsioni sul breve, diciamo che ecco, adesso al di sopra dei 1750, insomma, è superato un po' un piccolo scoglio, un piccolo livello di resistenza. Al momento sembrerebbe avere poche movimentazioni, la volatilità è piuttosto bassa in questi primi 3 giorni, 3 giorni di questa prima settimana qui. In questo contesto, naturalmente, l'oro potrebbe avere ancora un'ulteriore fase diciamo, di corsa.
nel senso che 1800 rimane al momento uno degli scogli più importanti. Il secondo livello di resistenza estremamente, diciamo, che cambierebbe un po' le sorti dell'oro da un anno a questa parte, sarebbe il superamento dell'area dei 1900 dollari con chiusure settimanali al di sopra di questa zona qui, proprio perché ci sarebbe una struttura tecnica che verrebbe invalidata, insomma, di lungo periodo, un canale discendente di lungo periodo. Ecco, quindi 1800 rimane il primo livello di resistenza, invece 1900-1920 dollari per oncia sarebbe diciamo, un livello estremamente importante. Naturalmente, ecco, questo, ritornando un po' al discorso, tassi reali negativi, timori di inflazione e ancora programmi, appunto, di incentivazione per quanto riguarda l'economia, e quindi grandi paure un pochino di quello che potrebbe essere l'aumento dell'inflazione, Sì. naturalmente potrebbe nel corso dei prossimi mesi spingere l'oro ancora al rialzo. Va bene, e c'è un amico che mi chiede dell'argento, visto che dice, dato che state parlando dell'oro, si possono dire più o meno le stesse cose dell'argento a livello di previsioni e non tanto sul discorso del prezzo reale, quello era un ulteriore, focus che abbiamo aperto oggi. Cosa ci dici dell'argento? Posso anche andare a recuperare il grafico del silver. Sì, ecco, il silver, diciamo che ha delle dinamiche diverse, risponde a delle dinamiche diverse, insomma, è il fratello minore dell'oro, questo sì, sicuramente molto più volatile, circa 4 volte più volatile dell'argento. Rimane sempre all'interno di un trading range di circa 6 dollari, 29 dollari come livello di resistenza, 24-22 dollari come livello di supporto, però ecco, l'argento risponde anche a delle dinamiche diverse. Avevamo fatto anche un approfondimento su questo, quindi visibile ancora nei canali di Le 2021, Fonti anno del TV. silver, ricordiamolo, confermi ancora? Sì, confermo ancora, nel senso che, diciamo, ecco, il silver, l'argento risponde a delle dinamiche, diciamo, anche collegate alla crescita economica, ma soprattutto collegate a quello che sono le politiche green che verranno e stanno, vengono messe in atto, e saranno per essere messe in atto nel prossimo futuro. Insomma, ancora mi pare che la Comunità Europea abbia, diciamo, approvato un piano di decarbonizzazione entro il 2030, proprio in queste ore qui mi pare che siano queste le Sì, notizie. diciamo Quindi che questo. l'oro, l'argento, il platino e il palladio, queste sono le quattro materie prime, avranno un ruolo fondamentale nella transizione energetica e in tutti i temi che tu stavi citando, assolutamente sì. E non dimentichiamoci il metallo rosso, il dottor Copper, Ah che sì, chiaramente, come certo. in questo senso qui, naturalmente, sono tutti metalli che risentono e appunto appoggeranno, sono un po' dei, diciamo così, iniziano ad essere dei benchmark verdi, chiamiamoli così, insomma, in qualche modo. Quindi per l'argento, ecco, diciamo che sicuramente per il consumo e la richiesta per i pannelli fotovoltaici e quant'altro potrebbe avere una fase ulteriore di crescita, naturalmente. Ecco, la cosa interessante è che comunque non ha avuto un deflusso, non ha avuto una debolezza come ha avuto l'oro, insomma, ma l'oro è un po' più ciclico, un po' più, diciamo, ha un tipo di volatilità diversa. L'argento, in questo caso qui, è rimasto abbastanza fermo intorno all'area dei 25-26 dollari, e questo, insomma, potrebbe essere, al di là delle implicazioni di prezzo, naturalmente la domanda, e ritorniamo al discorso di prima, la Sì, domanda di argento fisico, d'accordo. naturalmente, è molto 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 forte. Allora io ringrazio Carlo Vallotto. Ricorda i tuoi contatti così che i nostri amici possano scriverti e guardare, insomma, i tuoi canali diretti. Sì, diciamo, c'è il mio canale Telegram TM Metalli Preziosi, oppure la mia email
carlo.vallotto@email.it, oppure naturalmente tutti i principali social, LinkedIn, Facebook, Twitter, Instagram, insomma ci sono un po' Sei dappertutto, basta dappertutto, sei fare una ovunque, basta semplice cercare search. Carlo Vallotto, lo trovate, oltre a trovarlo naturalmente sulle fonti, oltre a ritrovare anche il contributo sull'oro tra poco sui nostri canali on demand, YouTube e anche su Facebook, quindi posteremo un po' tutto, naturalmente il nostro sito, sul nostro sito trovate tutti i contributi che andiamo a isolare, poi li postiamo anche noi sui nostri canali social, perciò lo farà girare anche Carlo Vallotto, insomma avrete modo di rivedere questo approfondimento fatto. Grazie ancora Carlo e a presto.